La memoria rende liberi è un racconto digitale in realtà virtuale dedicato alla Shoah, ai campi di sterminio nazisti di Auschwitz e a tutte le vittime innocenti dell'orrore nazista, realizzato da studenti e docenti dell'ISIS Europa di Pomigliano d'Arco. Se due statunitensi su tre non sanno cosa sia Auschwitz, se solo due studenti italiani su 100 hanno letto un libro sulla Shoah, e se 10 italiani su 100 giustificano lo sterminio degli ebrei, allora è evidente che bisogna raccontare la verità storica in maniera nuova, usando anche la lingua del multimedia e del web. Tutto in La memoria rende liberi, la raccolta delle fonti, lo sviluppo dei testi, dei video, del portale web, il montaggio del percorso virtuale, tutto è stato scritto e realizzato interamente in DAD, da 50 studenti dell'ISIS Europa, che hanno appreso divulgando, con il coordinamento di 4 docenti, con la voce narrante dell'attore e regista Giulio Base, la colonna sonora di Mario Fasciano, la validazione storica garantita dall'Istituto Campano per la storia della resistenza, dell'antifascismo e dell'età contemporanea Vera Lombardi e la collaborazione dell'Auschwitz-Birkenau Memorial Museum. Il risultato è un'opera unica al mondo. Mai la Shoah era stata raccontata così. Anche in lingua inglese, a riprova che le tecnologie digitali, come la realtà virtuale ed il web, possono piegarsi alle esigenze della didattica, garantendo motivazione, entusiasmo e partecipazione negli alunni, diventando quindi essenziali nel riscrivere paradigmi educativi e nel favorire il conseguimento di livelli di apprendimento più profondi, anche in DAD.